Bella a tutti, farabutti, bentornati. Quest'oggi video tutorial che vi avevo promesso sull'importazione di immagini per modificare gli stemmi, le divise e poi anche gli allenatori. Per fare ciò avete bisogno di una pennetta USB, un computer possibilmente e un po' di pazienza. Inizieremo questo tutorial facendo tutto da zero, ovvero come se voi non aveste mai fatto niente di tutto ciò. Quindi passiamo intanto a controllare la nostra pennetta, che deve avere questo file system, deve essere assolutamente FAT32. Se non lo è, cliccate su col tasto destro e cliccate il bottoncino formatta. Vi si aprirà un nuovo menu dove dovete impostare queste impostazioni: FAT32, formattazione veloce, e cliccare su avvia. Attenzione ragazzi, quando farete questo perderete tutti i dati che sono nella chiavetta, quindi salvate tutto quello che dovete salvare. Entriamo e sarà vuoto. Creiamo una nuova cartella che chiameremo WePass, tutto maiuscolo. Entriamo in questa cartella e creiamo tre ulteriori cartelle. Una la chiameremo Managers, una la chiameremo Logos, e saranno i loghi delle squadre, e una la chiameremo Kits, che sono le divise. Vabbè, poi potete mettere i nomi che volete, l'importante è che poi vi ricordate come. Quindi finito qua, ci spostiamo direttamente su internet. Io uso Microsoft Edge, quindi vado a cercare il nostro Chuachuai Damrong. Vabbè, cercatelo così. Andiamo nelle immagini e prendiamo un'immagine di nostro gradimento. L'immagine che io sceglierò è proprio questa. Quindi tasto destro, salva con nome, e la vado a salvare nella cartella manager che abbiamo creato dentro WePass. Quindi salvata questa immagine, andremo a cercare l'immagine dell'Inter, perché hanno cambiato logo, quindi mi sembra giusto farvi vedere come cambiare il logo dell'Inter, perché, e quindi scrivo Inter logo 2021 PNG e mi spuntano tutta questa sfilza di loghi. Apriamo qua il primo e vediamo che i bordi sono bianchi. Quando i bordi intorno sono bianchi non è un'immagine con lo sfondo trasparente, quindi ne andiamo a cercare un'altra. Infatti direi che scrivo transparente, così mi dovrebbero spuntare delle immagini trasparenti. Clicchiamo e vedete, quando troverete questi quadratini così significa che il logo sarà con lo sfondo trasparente. Lo andiamo a salvare dentro la cartella logos ovviamente, e abbiamo già fatto questo. Ora non ci resta che tornare su Google e scrivere queste parole, esattamente Reddit WePass Kits. Entrate nel primo risultato che trovate, scorriamo. Sì, voglio cambiare il Manchester City. Scendiamo, vediamo il primo Manchester City che troviamo. È proprio questo. Cliccate una volta, entrate, cliccate una seconda volta, si aprirà un'immagine, la salvate, zoomate un pochettino, controllate, la salvate dentro il computer, dentro la cartella Kits. Ora che abbiamo fatto questo, andiamo a questo sito web img2go.com e selezioniamo la prima voce, ovvero Photo Editor. Clicchiamo Photo Editor, clicchiamo qua sopra e ci si aprirà la finestra. Selezioniamo il primo file, che è quello, se non ricordo, quello dell'Inter. Ho selezionato quello dell'Inter, sì. Andiamo su Transform, su Resize, vabbè, per risistemare l'immagine, e selezioniamo 256x256. Applichiamo, mettiamo PNG e la rinomiamo con A, poi Inter 2021 logo. Andiamo a premere Save, si aprirà una finestra, una nuova finestra dove dovremo schiacciare download, e sto file noi lo andremo a mettere sempre nella cartella della pennetta chiamata logos. Quindi avremo fatto questo passaggetto. Ora ci dedichiamo invece al signor Damrong. Torniamo indietro, clicchiamo sempre qua, raga non si vede da me la finestra proprio di scelta. Quindi Damrong, ora dovremo fare un'operazione diversa, essendo che è un'immagine piccoletta la dovremo soltanto croppare, ovvero tagliare. Quindi andiamo su ritaglia,
Mettiamo 256 per 256, sistemiamo il quadratino qua colorato, clicchiamo su Apply, poi Save As, lo potete mettere anche in italiano, PNG e lo richiamiamo a Damrong, clicchiamo su Save, riaprirà la nuova finestra, diciamo, di dialogo, dove noi andremo a salvare premendo Download sempre nella cartella Managers. Ok, qua abbiamo, penso, terminato. Torniamo nella nostra chiavetta WIPS e andiamo a cancellare. Intanto rinominiamo il file del Manchester City, della divisa. Deve avere, raga, questi dati, 2048x2048. Quindi cercate di avere file in questo modo. Poi andiamo a cancellare il file originale del logo dell'Inter. Deve avere questi dati, 256x256. Ok, va bene. Torniamo nei manager e cancelliamo il file che avevamo cancellato. Deve avere anche qua 256x256. Cliccando sempre tasto destro, proprietà. Quindi, Manchester City bene. Quindi questo è quello che dovete avere. Tre cartelle e WIPS nella pagina, diciamo, principale, nella root principale della chiavetta. Ma ora ci spostiamo sul videogame, su PES, e andiamo prontamente su impostazioni, modifica. Aspettiamo intanto che qua si carichi qualcosa. Poi importa, esporta. Scendiamo su importa immagini, va bene, e poi divisa L, entra, dobbiamo selezionare con X, importa immagini selezionate, vi si sposterà a destra, selezionate con X la maglia, premete cerchio, andate indietro e avrete importato. Poi stemmi delle squadre, stesso procedimento, importa immagini selezionate, selezionate l'Inter, tornate indietro, premete ok e sarà importata. E poi per ultimo la foto allenatore, come sempre andiamo in importa immagini selezionate, selezioniamo Damrom con X, cerchio, torniamo indietro, ok, abbiamo importato queste tre immagini, torniamo indietro, ancora indietro, e andiamo subito a modificare il kit, aggiungere un kit al Manchester City. Quindi entriamo nella Premier League, scendiamo Manchester City, poi andiamo in divisa, bene, poi aggiungiamo una quarta divisa giocatori in campo, entriamo e andiamo a fare incolla immagine. Divisa L, scendiamo tutto perché si trova in basso e selezioniamo l'immagine che abbiamo importato praticamente. Come vedete, sarà stata applicata questa maglietta. Poi dovete cambiare il colore dei numeri della scritta giocatore. E qua è fatto. Ora andiamo a cambiare il logo dell'Inter. Quindi scendiamo, anche se io preferisco quello vecchio logo. Quindi andiamo in stemma, entriamo, carica e andiamo a selezionare tutto in basso il file che abbiamo caricato poc'anzi, quindi Inter, ok, lo sta caricando. Bene, torniamo indietro. Questo è fatto. Ora dobbiamo modificare la foto dell'allenatore. Quindi andiamo ancora indietro, allenatori. Andiamo in Thailandia, perché Damrong è thailandese, allena nel campionato thailandese. Entriamo e se non ricordo male, sì, lui mi pare che alleni qua, sì. Entriamo, crea immagine, carica e andiamo a selezionare. Beh, questi sono allenatori che avevo importato io. Qua è caricata, quindi torniamo indietro, abbiamo finito. Ricordatevi di salvare. Il gioco vi chiederà di sovrascrivere bla 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 e tutto il resto e voi sovrascrivete. Ora andiamo a vedere se realmente questi dati sono stati salvati, sono stati modificati. Andiamo a fare una partita. Direi di fare una partita Manchester City Inter, così andremo a vedere. Cosa importante, raga, quando siete alla scelta della squadra dovrete cliccare il tasto R3, che praticamente è l'analogico destro, lo dovete premere e disattivare l'aggiornamento live.
In questo caso mettete aggiornamento no, così andrà tutto meglio, non si incasineranno i file, ecco. Quindi andiamo in Premier League Manchester City contro Inter. Vediamo se ha cambiato realmente il logo, ma penso proprio di sì. Scendiamo ancora, ecco qua col logo cambiato. Andiamo a vedere le divise. Quindi dovrebbe essere quarta divisa. Infatti qua ha cambiato. Poi me ne mettiamo una chiara dell'Inter, quella bianca con le lineette, che è qua. Perfetto. Quindi inizia la partita, andiamo a vedere proprio in game la resa di questa maglia, che certe volte non riesco a differenziare troppo le squadre quando gioco, quindi un po' mi rompo le balle perché non capisco la differenza tra i giocatori delle due squadre. Ma iniziamo la partita e vedete che comunque sì, abbiamo cambiato realmente, facciamo una piccola azioncina. Gundogan per Gabriel Jesus, protegge palla. Vede che si inserisce, ma sì, è in fuorigioco. Andiamo a vedere un attimino il replay com'è la resa proprio della maglia. Se mi fa mettere il replay, ecco qua. Bene, cerchiamo di inquadrare un giocatore nello specifico. Blocchiamo intanto. No, la palla no. Dove sta il giocatore? Dove sta il giocatore? No, Ederson no, ecco qua. Bene, direi che ha una buonissima resa. Poi beh, bel colore, questo amaranto scuro, che se qualcuno contro c'ha la maglietta bianca va benissimo, di altri colori più sgargianti. Andiamo a controllare se realmente il nostro allenatore adesso ha una foto nuova, ma credo proprio di sì, perché abbiamo fatto tutto bene. Ragazzi, avete fatto tutto bene? Cambiano. Se sbagliate qualcosa dovete rifare tutto. Controllate bene il video, tutte le cose che ho scritto, perché ho fatto proprio un video per proprio principianti. Tutti riescono. Allora, lista allenatori. Dovrebbe essere verso la fine. Eccolo qua, Damrong. Ecco qua l'immagine. Quindi, raga, questo secondo me è uno dei tutorial più semplici da seguire. Potete fare tutto online, non c'è bisogno di altri programmi. Potete fare tutto direttamente online. Vi servirà solo, come ho detto prima, una chiavetta e un computer. Teoricamente si può fare anche col cellulare. Però vi serve un adattatore che colleghi la chiavetta al cellulare. E poi ovviamente dovete formattare la chiavetta in FAT32. Diventa un po' più complicato. Se avete un PC fate tutto dal PC, perché è molto molto più semplice. Quindi io penso che questo tutorial finisce qui. Spero di esservi stato d'aiuto. Spero di essere stato abbastanza chiaro. Purtroppo nella registrazione non mi venivano mostrate le finestre di dialogo, tipo quando clicchi col tasto destro su proprietà, su dettagli. L'ho messo io, le aggiunte dopo. Spero di essere stato molto chiaro. Spero di essere stato di aiuto a quel ragazzo che mi chiedeva come fare, soprattutto anche a quelli che non l'hanno mai fatto e per paura di non farcela o l'hanno mai fatto. Questa guida potrebbe essere uno sprono a farlo. Come sempre vi ringrazio per le visualizzazioni, per i like, anzi mettete like se vi piace, iscrivetevi al canale, mi fa molto piacere, cerchiamo di arrivare ai 100 iscritti, almeno ai 100 raga, non vi dico ai 1000 ma vi dico ai 100. Saluto nuovamente tutti i follower che si sono iscritti al canale. Quindi ragazzi, alla prossima, ciao ciao!